Non faccio eccezioni. Un'eccezione dimostra la falsità della regola. Arthur Conan Doyle. È importante rendersi conto che quando si sceglie uno stile di vita, si rinuncia all'opposto e si evitano tutte quelle persone che possono caricarci negativamente, provando a trascinarci nel fosso. La cosa più difficile, però anche la più importante, è proprio allontanarsi da persone dannose, soprattutto se sono familiari o comunque persone con le quali c'è un legame particolare. È essenziale in questi casi fare un'analisi accurata della situazione e cominciare a chiedersi quanto è importante per me questa scelta, quanto desidero abbracciare questo stile di vita e abbandonare quello vecchio, che vantaggi ho e a cosa rinuncio. Quello che guadagno è superiore e ha valore maggiore rispetto a quello che lascio. Una volta che tutte le risposte portano al nuovo, bisogna prenderne coscienza, caricarsi di determinazione e camminare sempre in avanti, senza eccezioni. E mi riferisco alle persone, perché l'eccezione porta due problemi e nessun vantaggio. I problemi sono: 1. Stai facendo del male a te stesso per una persona che, chiedendoti o aspettandosi che tu molli ciò che ti fa star bene per far star bene lei, non ha nessun affetto o rispetto per te. 2. Non solo hai rotto qualcosa con te stesso, ma ti verrà rinfacciato di aver mollato e fatto un'eccezione proprio dalla persona per cui lo hai fatto. In questi soggetti è talmente forte la gelosia, alimentata da rabbia, perché loro non riescono a prendere certe decisioni, che cercheranno ogni occasione per mostrare il tuo errore e i tuoi fallimenti, anche se riguardano loro. Se tu provi a dire frasi tipo "l'ho fatto per te", loro risponderanno con frasi tipo "ma non sei tu quello perfetto, quello che si rende migliore di me. La tua determinazione non è così forte ed è colpa tua, non mia. Io non ti ho chiesto nulla, prima sbagli e poi vuoi addossare le colpe agli altri". Se ti arrabbi e offendi, loro ti diranno sempre che il tuo cammino di santità non funziona, perché ti arrabbi invece di risolvere i problemi del mondo con calma. Il punto qui invece è che il cammino, che è di per sé eccezionale perché va controcorrente, è fatto da un umano che cerca di diventare una persona migliore e, come tutti gli umani, può fare degli errori e può essere fragile, tranne in una cosa: smettere di tollerare le persone inutili, senza eccezioni. Come diceva Marcello Marchesi, l'eccezione conferma la corruzione. Ciao e alla prossima.